Che Sonetti schiera i Cagliari al completo e che Spalletti, oltre a Bovo in difesa, ha inserito Aquilani a centrocampo, che la partita si scalda subito pur nel gelo e nel silenzio irreale dello stadio reatino. Alla quinto controbalzo di Conti che Doni devia in volo. La Roma fatica a prendere in mano il gioco e la foto di qualche impaccio di troppo è proprio di Capitan Totti, che non sfrutta il cross di Perrotta. Alla tredicesimo, sempre Perrotta appoggia su Aquilani, gran destro e volo di Chimenti che salva. Poi i giallorossi sbandano in difesa, Suaso va in affondo, supera Doni ma sulla linea salva Panucci in acrobazia. E sul proseguo dell'azione Suaso scambia con Gobbi, con il suo destro deviato da Mexès e Doni è battuto. Alla quindicesimo Roma 0, Cagliari 1, a sorpresa. La Roma rimane di ghiaccio e il Cagliari ne può approfittare. Indecisione giallorossa sulla tre quarti. Bovo esita su Esposito che può tagliare l'area con un cross sul quale Mexès è in ritardo. Non l'Angella che sbuca le sue spalle e che non sbaglia. Al diciannovesimo Roma 0, Cagliari 2. A questo punto Totti e compagni capiscono che è ora di muoversi e di assecondare Perrotta, il più lucido. Palla da Aquilani allo stesso Perrotta che appoggia al volo su Totti e va a riprendere in area, destro che tocca il palo e va in rete. Al venticinquesimo Roma 1, Cagliari 2. Ed ora è un'altra Roma. Al trentesimo c'è il calcio di punizione che Bovo tocca a Totti, gran destro del capitano e palo clamoroso a Chimenti battuto. Il Cagliari è in difficoltà. Al 34esimo lungo lancio di Panucci per lo scatto di Totti. Qualcuno pensa al fuorigioco, ma per l'arbitro Girardi e dei collaboratori Airoldi è tutto regolare, ma il capitano si mangia l'impossibile. Insistono i giallorossi e sul corner di Mancini, torre di Panucci per l'acrobazia di De Rossi che insacca di testa. E al 35esimo in parità, Roma 2, Cagliari 2. Ma non è finita, perché al 45esimo c'è questa trattenuta in area di Bega che tenta di spogliare inutilmente Capitan Totti. Poi al 46esimo Girardi espelle Bizzera per doppia ammonizione. Infine, e sembra quasi impossibile, termina un primo tempo incredibile. Passiamo alla ripresa con il Cagliari in 10, ma il calcio è imponderabile nel pallone e al decimo Esposito batte un calcio di punizione. Tocca Cuffré, poi Conti e il pallone finisce in rete. Il Cagliari è di nuovo in vantaggio. Roma 2, Cagliari 3. Poco dopo il quarto d'ora, dopo quasi tre mesi, torna Montella e rigenera i suoi. Sende Taddei, riceve da Mexès, scatto e tiro che Chimenti mette in angolo. Dalla bandierina palla per Mancini, che di testa sfiora il palo. Alla mezz'ora, dopo il secondo giallo, Bovo viene espulso da Girardi e la parità numerica è così ripristinata. Alla 33esimo palla di Taddei a Totti in area, Canini tira a terra il giallorosso e Girardi non ha dubbi. E calcio di rigore. Sul dischetto va ovviamente il capitano e Chimenti è battuto. Alla 34esimo c'è di nuovo parità, 3-3. Ma il Cagliari non molla e alla 38esimo è bravo Doni in uscita che salva il suo Esposito. E la Roma si rigetta in avanti, entra anche Alvarez, un ex. C'è lo scambio Montella De Rossi che incrocia bene il tiro che Chimenti manda sul palo. Molto bravi tutti e due. Alla 44esimo Montella invita Alvarez allo scatto in area, Pisano e Gobbi lo mettono giù ed è rigore e Girardi sembra aver ragione anche questa volta. Sempre Totti di fronte a Chimenti che questa volta tocca ma non basta, la palla è in rete, è il 46esimo ed è il risultato finale. Roma batte Cagliari 4-3.